Spettatori di Nano TV, eccoci ancora live. Vi mostriamo dalla prospettiva opposta. Abbiamo aggirato ovviamente, siamo vicino al camion dei vigili e qui si vede ancora più chiaramente quello che è successo. Guardate queste immagini che sono davvero impressionanti. Una voragine di almeno 10 metri di diametro. C'è in corso ancora questa operazione dei vigili che stanno rimuovendo i rami da questo altro platano che è proprio al bordo del marciapiede che dovrà essere abbattuto. Potete vedere anche il tettuccio ancora di una delle due macchine che è all'interno della voragine. Le due macchine bianche. Abbiamo sentito Giulio Delle Donne, il consigliere che è precipitato e che è stato salvato dai militari. Abbiamo una testimonianza davvero particolare, molto toccante, che vi mostreremo nel nostro Nano TG, così come uno dei militari che l'ha soccorso. Quindi emozioni forti e soprattutto un momento di grande aiuto e solidarietà. Ovviamente i vigili ci chiedono di allontanarci. Volevamo mostrarvi questa altra live, tutta la zona è ovviamente. Qui ovviamente ci sono diversi esercizi commerciali, c'è un barbiere e tutti quelli che sono interessati ovviamente dal crollo, tutti questi condomini in parte sgomberati e in parte ovviamente senza acqua. La situazione è ancora molto caotica. Qui c'è l'ABC che continua a monitorare la situazione. I colleghi, andiamo a sentire Nino Simeone, ovviamente, che sta parlando in diretta, lo sentiamo anche noi. Io non voglio trovare il colpevole, voglio trovare le soluzioni. La soluzione è quella di aumentare i controlli e fare le verifiche del caso, sia dal punto di vista stradale, della manutenzione degli alberi, sia dal punto di vista della manutenzione della rete fognaria e della rete idrica. Sono tutta una serie di concause. Adesso il problema è che ci troviamo di fronte all'ennesimo caso di sprofondamento e questa amministrazione si trova di fronte un'altra volta a, diciamo, questioni emergenziali. Noi dovremmo avere una manutenzione ordinaria, invece siamo purtroppo di fronte a continui interventi di natura straordinaria che consentono mettendo, diciamo, grazie alla professionalità di questi di ABC. Guardate, non lo dico tanto per dire, sono veramente bravi, cioè, e fanno miracoli. Adesso però dalle parole bisogna passare ai fatti. Se non ci fanno entrare nella voragine, se non abbiamo l'autorizzazione, se non tirano fuori quelle auto, non riusciamo a capire la causa, sicuramente non riusciamo a trovare le soluzioni. Soluzioni che sono a portata di mano perché hanno già anticipato che qualche idea ce l'hanno, però ovviamente hanno bisogno di. Loro sono operatori manuali, non è che possono fare, diciamo, non c'hanno la bacchetta magica. Noi siamo stati a San Giacomo, ovviamente l'assessore Cosenza ha Sì, parlato e conoscerai. io sono stato qua. Parliamo anche ovviamente di problemi endemici, fognature addirittura che risalgono ai tempi dell'era borbonica, insomma c'è un problema sostanziale. È una rete antica quella della nostra città. La manutenzione della rete fognaria è un lavoro importante. Parliamo di 120 km di rete fognaria, non parliamo di 1 metro, non guardiamo la grandezza della città così come la vediamo noi all'esterno. Nei sotterranei c'è tanta roba e c'è tanto su cui lavorare. Non è problema soltanto della rete fognaria che ha bisogno di una manutenzione ordinaria. E non straordinario come accade sempre. Il problema è gestire anche la rete idrica. Poi noi abbiamo avuto nel tempo una serie di abusi da parte dei privati che si sono allacciati alle reti, ma non solo qua, questo è un po' in tutta la città, ma non solo nella nostra città, quindi nessuno venisse a dire che queste cose capitano solo a Napoli. E sono cose che non dovrebbero accadere, che sono accadute e che noi dobbiamo gestire e dobbiamo gestire con fondi a disposizione, con ABC e meno.